All'età giovanile di Leonardo da Vinci viene fatto risalire questo progetto di carro automobile. Si tratta di un apparecchio destinato a far muovere in automatico scenografie teatrali. Questo modello è stato realizzato da Paolo Candusso, costruttore di una delle più vaste collezioni di macchine leonardesche funzionanti. L'elemento principale che fornisce la forza propulsiva è costituito da due grandi ruote dentate al di sotto delle quali sono montate due molle a spirale che vengono caricate agendo con una manovella sull'ingranaggio indicato dalla freccia rossa. Quando le molle vengono liberate, il moto si trasmette alle ruote del carro attraverso un sistema di ingranaggi a lanterna. Nella parte posteriore del carro ci sono due bracci, dalle cui estremità partono due tiranti. Questi agiscono su due leve che premendo contro i dischi fissati sopra le ruote dentate principali producono un effetto frenante. La spinta di queste leve è regolata con una cremagliera. Adesso carichiamo bene le molle a spirale poste sotto le ruote dentate principali. Tirata la cordellina che sblocca il sistema, le ruote cominciano a girare. Una regolata ai freni e siamo pronti a partire. Ecco il nostro Paolo sul pavimento del suo laboratorio che fa correre con successo il carro automobile. Agendo sulla terza ruota piroettante, il carro può anche curvare. Se volete saperne di più, visitate il sito www.mitidelmare.it ed in particolare la pagina Le macchine di Leonardo costruite da Paolo Candusso.